Buongiorno a tutti, sono Katia Mazzei, lavoro alla sede centrale ENS. C'è qui con me la dottoressa Anna Lobello che mi aiuterà in qualità di interprete. Dall'anno scorso mi occupo dei rapporti con l'INPS. Come sapete l'INPS è diventato molto importante sia in tema di riconoscimento dell'invalidità, in quanto è cambiata la procedura, e sia nel piano di verifiche straordinarie sull'invalidità che sta riguardando invalidi civili, ciechi e sordi. Purtroppo nelle verifiche si sono riscontrate tante irregolarità e i sordi hanno avuto molti disagi. Per questo il 25 gennaio scorso, insieme alla Presidente Collu, ci siamo recati al coordinamento medico legale INPS, qui alla Direzione Generale a Roma, per far presente tutti i disagi e le problematiche che stanno affrontando i sordi nelle verifiche straordinarie. E la Presidente ha esposto, protestando con forza per quello che sta accadendo un po' in tutta Italia. E alla fine, dopo una lunga conversazione, si è giunti a un'iniziativa che abbiamo chiamato Filo Diretto ENS INPS e che speriamo, almeno nelle intenzioni, possa aiutare i sordi nel risolvere alcune di queste problematiche che si sono verificate. Allora, vediamo che cos'è questo filo diretto. Allora, in caso di esito negativo della visita di verifica, i sordi interessati possono inviare qui alla sede centrale la documentazione. Quale? Vediamo quale documentazione. Allora, la copia dei documenti presentati alla commissione INPS di verifica, e cioè il verbale ASL di riconoscimento ai sensi della legge 381 del 70, l'esame audiometrico, l'esame impedenziometrico e i potenziali evocati uditivi. Come sapete, se la persona sorda chiamata a visita invia tutta la documentazione completa, dovrebbe avere diritto all'esonero dalla visita diretta ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 2007. Dico dovrebbe avere diritto perché in realtà sappiamo che in molti casi i sordi, pur presentando tutta la documentazione, vengono lo stesso richiamati a visita. Ed è questa una delle problematiche, appunto, che è emersa in occasione dell'incontro ENS-INPS e sulla quale l'INPS si è impegnata a prendere provvedimenti. Torniamo alla documentazione da inviare alla sede centrale. Quindi abbiamo detto, ricapitolando, copia dei documenti presentati alla commissione medica INPS di verifica, copia dell'eventuale richiesta di esonero dalla visita diretta come previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, copia del verbale della visita di verifica effettuata e copia della comunicazione INPS di non conferma della provvidenza.
una volta raccolta tutta questa documentazione, il cui elenco trovate nella circolare della sede centrale ENS del 31 gennaio 2011, la potete inviare o via mail all'indirizzo organizzazione.cm@ens.it oppure per posta ordinaria alla mia attenzione, Katia Mazzei. Quindi io raccoglierò tutte le vostre segnalazioni e una volta o due volte al mese, secondo il numero delle pratiche che verranno, mi recherò personalmente all'INPS, che si è impegnato ad intervenire sulle commissioni locali al fine di rivedere e correggere le decisioni errate. Quindi raccomandiamo alle sedi provinciali di aiutare i soci nell'inviare la documentazione, di controllare che sia, insomma, la documentazione sia completa, evitando di mandare solo parte della documentazione oppure fare due invii, no? Magari un po' di documenti in una occasione e restanti documenti in un'altra. Vi ricordiamo poi, voglio ricordarvi che l'ENS ha il ruolo di rappresentanza e tutela di tutti i sordi italiani in base alla legge 698 del 21 maggio 1950, e quindi le sedi provinciali hanno l'obbligo, dovere, di assistere i sordi ed i loro familiari che ne faranno richiesta, anche se non sono soci ENS. Quindi chiediamo, la sede centrale chiede la massima collaborazione, in particolare ai presidenti e agli uffici delle sezioni provinciali, affinché, diciamo, velocemente, in tempi brevi, si metta in moto questo meccanismo per cui voi inviate a noi le segnalazioni complete di documentazione e noi cerchiamo di intervenire direttamente presso l'INPS per risolvere le situazioni irregolari, qualora questo tentativo, diciamo, non andasse bene. La cosa che eventualmente si potrà fare è ricorrere all'autorità giudiziaria. Vi ricordo che ci sono 6 mesi di tempo, quindi, diciamo, c'è tutto il tempo, poi eventualmente, se l'INPS non dovesse dare riscontro positivo, per fare un ricorso giudiziario, come già alcuni sordi hanno fatto e fortunatamente con esito positivo. Quindi vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio la dottoressa Lobello.